sacerdoti del nostro patriarcato. Perché? Perché quest'anno il Santo Padre, Benedetto XVI, ha dedicato un anno speciale di preghiera per i sacerdoti e per la loro santità. La santità che cos'è? Chi è il santo? Tutti noi siamo chiamati a diventare santi. Il santo è un uomo riuscito. Pensate a Giovanni Paolo II che sta incamminandosi sulla strada della santità. Pensate a Madre Teresa di Calcutta. Pensate a Santa Maria Goretti, a San Domenico Sani, pensate a tutti i santi protettori della vostra parrocchia, della vostra comunità, il santo di cui voi portate il nome. Allora, il nodo ha come primo scopo di dire una preghierina entro Natale per tutti i sacerdoti, capito? Chiaro questo? In modo che tutti siamo dentro per il bene che loro ci vogliono e per le energie che danno a costruire la nostra comunità con l'aiuto dello Spirito Santo che Gesù ci ha donato. Poi c'è un secondo motivo che il nodo ci deve ricordare. Il presepio nelle vostre case, oppure l'albero di Natale, con la stella. Noi abbiamo dimenticato un personaggio importante nel nostro presepio di oggi. Qual è? Chi? I re magi, poi? Gli angeli, perfetto. Abbiamo dimenticato gli angeli. Allora, ognuno di noi, sapete come fa Dio a camminare vicino a noi? Ci mette vicino un angelo custode e noi dobbiamo sempre ricordarci dell'angelo custode. Allora, il secondo messaggio che vi lascio e che il nodo deve ricordare è questo: mettersi davanti al presepio o mettersi davanti all'albero dove ci sarà un angioletto o almeno una stella e insieme col papà e con la mamma accendere una luce per dire una piccolissima preghiera che è in gloria, lo sapete gloria? Proviamo a dirlo insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Perché? Perché sempre quel grande santo Ireneo, la terza volta che lo citiamo, ha detto anche questa cosa bella, che la gloria di
Incontro.